Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Top 10 per un'altra classifica, questa volta più frivola, gozzippara. Bisogna ridere ogni tanto, non è che dobbiamo far sempre i seri, no? Quindi beccatevi la chart dei nuovi VIP della rete, gli animali con più fan, il re dei likes, che fanno le scarpe ad attoroni di Hollywood, politici e aziende. Non ci crederete mai, ma le nuove stars sono loro. E iniziamo con il cane che si è aggiudicato il titolo di cucciolo più piccolo al mondo. Infatti, non appena nato, occupava solo la superficie di un iPhone. Il suo nome è Tiny Beyoncé. E la sua storia ha dell'incredibile. Appena nata, la piccolina non respirava e il suo battito era debolissimo. La sua vita era appesa a un filo, ma grazie all'intervento dei veterinari di un famoso istituto è sopravvissuta. Ed essendo una survivor d'eccezione, le hanno dato il nome Beyoncé. Ora Beyoncé ha 2 anni ed è il cane mascotte di tutti i nostri amici pelosi, testimonial di campagne per la salvaguardia degli animali. È infatti l'ambassador per eccellenza e su Facebook è seguita da più di 21.000 fans. La posizione numero 4 invece la occupa una tenera amica, Lil Bub, che per diverso tempo è stata la regina del web. La sua assurda espressione, con gli occhioni sgranati e la lingua costantemente fuori, ha fatto strage di cuori. Bub però è così a causa di una rara malformazione ossea e la sua lingua è sempre fuori perché non ha denti e resterà per sempre delle dimensioni di un cucciolo. Ma è anche per questo che il suo padrone Mike se n'è innamorato e ha iniziato a fare le foto postandole sui social. Ora è una vera e propria star, è testimonial per campagne animaliste, le è stato dedicato un libro, è la protagonista del film Lil Bub and Friends presentato al Tribeca Film Festival. E mo ha pure il suo show su YouTube in cui interagisce con artisti del calibro di Whoopi Goldberg. Fate voi. Questo cane è un tripudio di pelo. Non a caso sulla sua pagina Facebook si legge "When I run I'm an epic dog explosion". Beh, da uno che ha come nome Beast, cosa vi aspettavate? Sappiate che Beast è un puli, razza canina ungherese, ma non è per questo che è famoso. È famoso perché ha 1,8 milioni di fan su Facebook ed è il cane di Mark Zuckerberg. Non è ancora al livello di likes del padrone, ma è sulla buona strada. Ed eccolo, non poteva mancare in classifica il gatto più cinico e incazzato della rete, ossia Grumpy Cat, che in realtà è una lei. È la protagonista di milioni di poster e meme, fotografata sempre con questa espressione truce, talmente assurda da aver conquistato la prima pagina del Wall Street Journal e del New York Magazine. Tabata, la sua padrona, attribuisce la particolare espressione al fatto che è un gatto affetto da nanismo e con una mala occlusione dentale. Comunque anche Tartar Sauce, sì, questo è il suo vero nome, ormai ha già alle spalle un libro, numerose partecipazioni televisive e un calendario. Ah, naturalmente tra i protagonisti del film citato prima, Lil Bub and Friends. Non male come carriera. Per tutti quelli che si aspettavano il gatto al primo posto, sarà un duro colpo, ma al primo c'è il cane più bello e dolce del mondo. Una mossa di marketing pazzesca. Parliamo di Boo, un esemplare di razza pomerania. È talmente bello che sembra un peluche. E infatti la sua notorietà deriva dal fatto che le VIP Keisha e Khloe Kardashian lo abbiano menzionato e condiviso su Twitter come il cane più bello del pianeta. Boo ora ha più di 12 milioni di fan e solo su Facebook, 2 libri che parlano di lui ed è il protagonista di calendari. Ora posa nelle foto con l'amico Buddy e il successo non può che aumentare. Nell'era dei poser lui è il re. E il suo motto è un chiaro esempio di come se la passa. My name is Boo, I'm a dog, life is good. Scusate, ma riesco a dire solo una cosa dopo avervi raccontato tutto ciò. Che vita da cani.